l'occasione di vederla in scala 1 a 2. Cosa vuol dire? Che è la metà perfetta dell'opera vera. In realtà diciamo che noi adesso lo guardiamo proprio altezza occhi, invece quando andiamo là è in alto. Quindi da un lato è una visione diversa, dall'altra però io apprezzo il fatto che è una riproduzione che ci permette di vederli da vicino, perché quando andiamo là li vediamo meno bene, ok? Questo secondo me è il merito un po' di tutte le mostre didattiche come queste, cioè non sono esposizioni di opere dal vero, però ci aiutano a distinguere tanti particolari che nell'opera vera, per tanti motivi, anche solo di posizione, non si vedono. Un po' così anche per la cappella degli Scrivini di Giotto, non so chi è andato a Padova, che ha tutti gli affreschi lassù, e quindi in una mostra fotografica si possono capire meglio. Allora, una grandissima differenza tra questo cenacolo e quelli che vi dicevo che già esistevano a Firenze prima di lui, e anche tanti cenacoli posteriori, quelli del 1500 veneti, per esempio di Tiziano, di Giorgione, è la scelta proprio della frase di Vangelo che lui vuole illustrare. Allora, durante c'è il Vangelo di Giovanni che dice che durante questa cena Gesù dice: uno di voi mi tradirà, no? Poi cosa succede? Che gli apostoli gli chiedono: ma chi sarà costui? E Gesù risponde: lo sapete, quello che intinge con me la mano nel piatto. Pare che, cioè dico pare perché a me è stato riferito, lui, a differenza degli altri che vanno proprio a raccontare la risposta di Gesù, cioè colui che intinge con me nel piatto mi tradirà, e infatti molti di questi cenacoli sono quelli che mettono Giuda dall'altra parte del tavolo, invece pare che Leonardo abbia scelto quella frazione di tempo tra l'affermazione uno di voi mi tradirà e la domanda ma chi è? Per cui che cosa vediamo? Vediamo tante persone turbate, no? C'è chi parla di terremoto interiore, cioè ognuno di loro, secondo la sua personalità, quindi quello più focoso, quello più intellettuale, quello più meditativo, quello più che si scandalizza, eccetera, ognuno di loro reagisce in qualche modo. E queste reazioni sono proprio raccontate da quello che dicevamo prima, cioè l'espressione del volto, la fisionomica e i gesti delle mani. Quindi, sono certa che tanti di voi già ne riconoscono alcuni. Possiamo partire dai più immediati. Per esempio, prima l'ho portato uno con un coltello in mano, che è qua. Quindi, questo personaggio, sono sicura che molti di voi sono stati. Pietro. È Pietro, perché? Come sente quello taglia poi l'orecchio a mano, cioè, quindi come sente che Gesù dice un di voi mi tradirà, è pronto per intervenire. E che cosa fa Pietro? Chiama Giovanni. Allora Giovanni si riconosce proprio dalla sua sagoma molto dolce, molto giovane, perché era la posta più giovane. Un istante prima, dice il Vangelo, non so se un istante prima aveva, come era presentato in tanti dipinti, aveva la sua testa appoggiata al grembo di Gesù. Adesso qui si è tirato su perché c'è Pietro che lo sta chiamando. Tra l'altro, nella prospettiva, qui abbiamo il punto di fuga, però se notate c'è il triangolo della sagoma di Gesù e due spazi vuoti a destra e a sinistra. Quindi questa frase isola Gesù. Cioè dice una frase che scandalizza tutti e che quindi dovrebbe da solo in mezzo ai suoi amici. Quindi abbiamo già visto Pietro, Giovanni, poi un personaggio che ha in mano un sacchettino. Tra l'altro con il gomito, qui è il sacchettino, ma col gomito si vede malissimo, ha fatto cadere un salino. E quindi anche c'è questa
idea, no? Che porta avventura. Il volto di Giuda è molto scuro, ha questa pelle molto olivastra che lo differenzia da tutti gli altri, è molto contratto, tant'è che sembra che abbia questa testa una piccola rispetto agli altri, e poi è sbilanciato, quindi non è dall'altra parte del tavolo, però come abbiamo detto prima, se tutti gli altri sono sulla linea di orizzonte, lui invece sotto la linea di orizzonte, quindi questo movimento in avanti lo porta al di fuori, diciamo, della compagnia, possiamo dire così. Ok, quindi abbiamo già visto i primi tre, sono tutti gruppi da tre, no? Quindi abbiamo Bartolomeo, Giacomo il minore, Andrea. Bartolomeo suona molto lontano, si è addirittura alzato dal tavolo perché evidentemente non sentiva, non vedeva bene, eccetera, quindi si alza. E anche Giacomo il minore pensa bene di chiamare Pietro, perché gli dice: Pietro, tu che sei lì, chiedi che cosa sta succedendo, Pietro chiama Giovanni. Poi, da questa parte, allora, questo personaggio alza questo gesto, quindi questo è un gesto che per i monaci, qui stiamo parlando dei domenicani, era il dito che indicava Dio, cioè il modo di indicare Dio era questa posizione. È Tommaso. Ed è Tommaso, perché il suo dito poi sarà quello famoso, no? Certo, certo. Quando Gesù gli dice: metti il tuo dito nel mio costato. Quindi qua si capisce bene come Leonardo con un gesto ci dà nome e cognome dei personaggi. Quindi abbiamo Tommaso, scusate che ripasso. Poi c'è Giacomo, quello era il minore, questo è Giacomo il maggiore, e poi Filippo. Filippo pare che avesse questa personalità molto dolce, molto affettiva, e infatti come gesto fa un po' con un gesto quasi sul cuore. E poi invece qui abbiamo un gruppo un po' più dialettico, gli ultimi tre. Infatti sembra proprio che dai gesti stiamo facendo una discussione intellettuale elevata. E quindi gli ultimi tre, Matteo, Taddeo e Simone, effettivamente fanno una discussione teologica, perché Simone lo Zelota era quello più acculturato, più religioso, più conoscitore delle scritture, e quindi attraverso i loro gesti cogliamo proprio una discussione dialettica di ragioni, di temi. Prima abbiamo accennato a un restauro ormai di una ventina d'anni fa, che era iniziato nel 2000 e era finito nel 2009. Da questo restauro sono usciti tantissimi elementi perduti, perché i restauri precedenti per restaurare sovrapponevano colore, quindi in quel restauro invece finalmente sono stati tolti tutti i colori aggiunti. Chiaramente c'è poco ancora di leonardesco,